adrenalina tutte e due. Adesso così a caldo sono un sacco di pensieri, quindi non credo che sia il momento per poter giocare e non è nemmeno il mio ruolo. Credo che forse la pressione, la strana pressione che mi caratterizza questi incontri contro la Francia, forse ha messo un po' forse ci ha messo un po' in difficoltà con la fiducia, credo. E quindi con alcuni ruoli primo tempo abbiamo iniziato alcune mete e ci hanno così in qualche maniera messo sotto un'oppressione che non ci ha permesso di sollevare la testa subito i primi 40 minuti. Poi secondo tempo ovviamente c'è da arginare l'attacco francese e fortunatamente abbiamo in maniera positiva, poi sono state due mete costruite, due mete interessanti, quindi l'unica domanda che dobbiamo farci tutti è perché non l'abbiamo fatto prima. Forse questo poteva rimettere in gioco una partita se l'avessimo fatto prima e avrebbe facilitato forse a livello mentale l'approccio al secondo tempo, però questa è la realtà del campo oggi. Una Francia troppo forte o un passo indietro rispetto alle ultime due partite? Non ci sono passi indietro, c'è soltanto una Francia molto forte e un'Italia che ancora una volta, forse per inesperienza, non è riuscita a gestire forse la pressione necessaria per poter incontrare queste squadre. Hanno segnato e ci hanno messo in difficoltà con quello che sapevamo essere loro i punti forti. Adesso vi ripeto, non sono i giudizi miei, sono così le cose che ho sentito, però ovviamente è da domani che vedremo la realtà sul video e vedremo quali sono stati gli errori. La cosa importante adesso, la settimana prossima, è essere in grado già la stasera, domani mattina, di voltare la pagina, sollevare la testa e essere in grado di mettere in campo ancora il gioco collettivo e corretto che abbiamo mostrato negli ultimi 8 mesi. Mauro, adesso rimanete a Parigi, quindi già pensate a questa partita ovviamente contro il Galles, è un modo anche di subito mettersi in campo e dimostrare che può darsi che oggi eravate un po' sotto pressione. Penso che una delle fortune che abbiamo giocando questo sport, essendo sportivi e possiamo considerare questo nostra passione, nostro lavoro, è che ogni weekend possiamo rimettere in gioco quello che abbiamo sbagliato la settimana prima. Oggi abbiamo sbagliato moltissimo, quindi c'è molto da rimettere in gioco. Forse questa era diciamo, la tra virgolette la bastonata che ci serviva per